Thank you very much, and it's a real pleasure to be here to uh, discuss what I think is one of the most important problems, challenges facing the world, and obviously uh, facing Europe today. I don't really need to begin by uh, telling you how bad things are in Europe and in Italy, but uh, let me just very briefly uh, remind you. Uh, how bad things are, so you can feel uh, worse. Uh, the, uh, Europe is now experiencing its triple dip recession. Uh, this is really unusual. Uh, the double dip recessions are unusual, but triple dip recessions are very unusual. Uh, Europe has had essentially a lost. Half decade. In most countries of Europe, GDP per capita is lower than it was in 2008 before the crisis. If you had extrapolated where uh, Europe would have been, uh, say take the growth path beginning in 1980 and drew a curve where it was in 2008, and then extrapolate where Europe would be today. GDP would be some 17% higher than it is today. Uh, that means you're losing uh, over $2 trillion a year uh, relative to your potential growth. Uh, I know rich, Europe used to be rich, but even $2 trillion is a lot of money. So uh, you shouldn't be squandering that. One of the interesting things is that there's now uh, accumulation of data on the role of austerity. Those countries who undertook greater austerity, greater budget cuts, have had worse outcomes. Their GDP has done worse, and interestingly, their budgets, their their deficits, have done worse. Not a surprise, predicted and predictable, because If your GDP goes down, your tax revenues go down, what you have to pay... Alla, quindi bisogna poi pagare invece i sussidi, più sussidi per la disoccupazione, quindi il il rendimento complessivo del bilancio è peggiore, non perché i paesi non abbiano seguito le politiche di rigore imposte, ma in realtà perché hanno seguito queste politiche e le cose sono andate quindi così male. Sono ecco qui i dati che ho in Italia, le cose non vanno così male come in altri paesi. Ci sono altri paesi europei che possono essere descritti con, con un'unica parola. Sono paesi in cui in una fase di depressione. So che la parola depressione è deprimente, quindi si cerca di evitarla, però è l'unico termine che sia veramente... Adatto a descrivere la situazione spagnola dove il tasso di disoccupazione giovanile è più elevato di quello italiano, siamo al, oltre il 50% con un tasso di disoccupazione medio del 25%, è un anno che le cose stanno in questo modo e non ci sono prospettive di miglioramento e anzi la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. Ricorderete, forse qualcuno ricorda che io sono stato Presidente della Commissione per la misurazione delle, dei risultati economici e del progresso sociale e la Commissione ha concluso che il PIL non era un valido indicatore del benessere. Ho avuto una riunione di due giorni qui a Roma dove abbiamo approfondito diciamo, del prosieguo dei lavori di quella Commissione. Una delle conclusioni cui è arrivata la conferenza è che il PIL in realtà non rispecchia eh, i costi che l'Europa ha dovuto pagare per la recessione economica in realtà i costi sono stati più elevati il PIL ad esempio non contiene dei validi misuratori del senso di insicurezza di precarietà della gente la pre la sicurezza ha un valore e la precarietà è aumentata, invece il senso di precarietà in Italia ci sono proposte che secondo me aumenteranno questo senso di precarietà e di insicurezza. Questo si tratta di un aspetto importante del benessere e se noi includessimo nei nostri indici anche una misurazione di questo indicatore, la situazione, lasciamo la valutazione, sarebbe ancora peggiore. Nella nostra riunione abbiamo anche sottolineato come il PIL in realtà non rifletti la sostenibilità, il valore del capitale, il valore reale del capitale, perché se noi avessimo una valida misurazione di questo constateremmo che la situazione in Europa è molto peggiore di quanto indicato dai dati sul PIL. I giovani che hanno vent'anni dovrebbero essere al lavoro e in qualche maniera portare ad un'accumulazione di capitale uh, umano, quindi l'esperienza professionale li rende più produttivi. Adesso questi giovani non hanno nessuna esperienza professionale, si stanno estragnando e quindi perdono delle competenze, quindi il capitale umano si è deteriorato. Ci sono anche molti altri aspetti di questo degrado diciamo nel, nel capitale complessivo dell'Europa, il capitale sociale, ad esempio. In alcuni paesi ci sono stati degli effetti, dei tagli al sostegno pubblico anche sull'alimentazione, sulla salute e questo poi avrà delle ripercussioni a lungo periodo sui risultati dell'economia, sull'andamento dell'economia. Ci sono dati molto solidi nei diversi paesi che che i diversi paesi in realtà non riescono a compensare queste crisi così profonde. Come... Cioè, se abbiamo una crisi breve, si scende e poi si rimbalza, a quel punto si recupera quanto perduto. Oggi abbiamo dei dati che, per questo tipo di crisi europea, siamo scesi. Al 17% al di sotto del potenziale, aumenta quindi il divario. Ma l'Europa non ritornerà mai, non recupererà mai quanto ha perduto. Quindi è il capitale mancante che viene a mancare e che spiega questo potenziale di crescita compromesso dell'Europa. Lo possiamo quantificare tra 30 e 100 trilioni di dollari. La Federal Reserve ha detto per gli Stati Uniti che la, la crescita potenziale degli Stati Uniti è inferiore del 7% a causa della crisi economica. Però gli Stati Uniti sono già in un percorso di ripresa, mentre in Europa il divario tra la crescita potenziale e la, la crescita effettiva, questo divario si sta allargando. Vorrei ora passare al secondo. punto, tema del, eh, del mio intervento, i motivi, le ragioni, le cause, forse che l'Europa è diventata meno produttiva improvvisamente, ma non c'è stata una guerra, non ci sono stati grandi avvenimenti che possano spiegare, ma secondo me l'Europa ha fatto un errore, lo dico con una certa franchezza, l'errore è stato l'euro, questo errore si chiama euro. E quando faccio questa affermazione, in realtà quello che voglio dire è che l'euro è stato un progetto politico, questo è noto, un progetto sostenuto dalla politica. Diversi econo economisti, un altro avevano sottolineato, e anche un mio collega della Columbia University ha avuto un Nobel Mandel. Ha detto che l'Europa non era appunto un'unione monetaria ideale perché le condizioni necessarie per un'unione monetaria non erano diciamo riunite, non erano presenti in Europa. Si riteneva a livello politico una che la moneta unica avrebbe reso l'Europa più coesa e quindi avrebbe reso più agevole diciamo il soddisfacimento. Facimento di quelle condizioni invece purtroppo l'Europa ha avuto un effetto di divisione l'Europa non ha reso l'Europa più coesa e quindi le speranze che con l'adozione dell'euro le iniziative necessarie per rendere appunto funzionale l'euro sarebbero state intraprese queste speranze sono rimaste disattese anche dopo lo scoppio della crisi in Grecia nel 2010 non sono stati realizzati quei cambiamenti che sarebbero stati necessari per far funzionare l'euro. Quello che è stato modificato era troppo poco e troppo tardivo. Vorrei ora soffermarmi sui motivi di questa grave crisi, su quali fossero gli errori concettuali, gli errori di concezione, di progettazione. Ci si era resi conto di quali sarebbero state le conseguenze del fatto che i paesi non erano abbastanza sì simili. Il problema è che quando si crea un'area monetaria si vanno a eliminare due meccanismi di aggiustamento, i tassi di cambio e i tassi di interesse. Gli shock, le scosse sono inevitabili e, in una assenza di meccanismi di aggiustamento, di adeguamento, ovviamente si va incontro a lunghi periodi di disoccupazione. I 50 stati federati degli USA hanno, delle, eh, hanno un quadro di bilancio unitario perché i due terzi della spesa sono a livello federale. Quando. La California è un problema, abbiamo un sistema di previdenza, di assicurazione per la disoccupazione a livello nazionale, a livello federale. Se una banca in California ha una crisi abbiamo un, uh, un fondo federale che risolve queste, queste crisi. È, è facile la mobilità interna, per cui se c'è una crisi occupazionale in California la gente va a cercare lavoro in un altro Stato degli USA. E poi c'è una differenza proprio di fondo tra gli stati che compongono gli Stati Uniti e le nazioni che compongono l'Europa. Quindi, come dicevo, se negli Stati Uniti se il Sud Dakota ha un problema, cala la domanda, la gente se ne va, ma nessuno si preoccupa del fatto che nel Sud Dakota scenda la popolazione. Anzi, ci sono dei vantaggi, si dice scherzosamente perché il, il prezzo di per la corruzione del senatore del Sud Dakota scende e quindi questo agevola in qualche modo la dinamica politica. Ma nel caso della Grecia invece, la Grecia si deve preoccupare se la Grecia si spopola, è giusto. La mobilità, la migrazione fa sì che le persone di talento lasciano paesi come la Grecia e la Spagna. Abbiamo molti amici in questi paesi e le famiglie si stanno eh, frantumando con eh, un effetto devastante, un altro effetto che non è ricompreso nel PIL. Queste tensioni sociali non vengono misurate dal PIL. Quindi si tratta di qualcosa che era stato in parte previsto al momento in cui si è deciso di in introdurre l'euro. Quali errori sono stati fatti? In primis l'idea che, se, un paese se i paesi avessero, avevano un basso rapporto disavanzo-PIL o debito-PIL, le cose si sarebbero risolte. Il fiscal compact basta una, un una valida politica macroeconomica macro e a quel punto tutto an andrà bene. Ma non c'erano teorie economiche che sostenevano la validità dei criteri di convergenza. Anzi oggi la realtà ci dice che questi criteri hanno sbagliati. La Spagna e l'Irlanda avevano degli avanzi prima del, della crisi. Non c'erano diciamo, stati degli sprechi eh, nel bilancio pubblico in questi pa paesi, eppure hanno avuto delle crisi gravissime, il debito e il disavanzo di questi paesi sono stati causati dalla crisi e non viceversa. Il fatto di avere un fiscal compact che ti, ti impone di superare il disavanzo e il debito non risolverà i problemi della Spagna né aiuterà a prevenire la prossima crisi. Consentitemi di evidenziare altri errori, altre disfunzioni negli effetti che non sono stati previsti. Tenendo conto dei limiti di tempo mi concentrerò sul, su alcuni elementi. Un elemento che non è stato valutato appieno è che quando un paese si indebita in euro, piuttosto che in una moneta battuta, creata da, dal Paese stesso, si crea automaticamente la possibilità di una crisi del debito sovrano. Il rapporto, rapporto debito-PIL in Europa è più o meno lo stesso degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti non avranno mai una crisi del debito sovrano, perlomeno dell'entità eh, europea. Ma perché? Perché noi ci indebitiamo in dollari. E li pagheremo sempre quei dollari. L'unico motivo concepibile, diciamo che possiamo con, concepire per cui non, non siamo in grado di rimborsare i dollari, è che ci sarà una crisi lunghissima dell'elettricità dell per cui non saremo in grado di stampare quei dollari. Magari quei dollari non varranno moltissimo, ma il mercato ci dice che non c'è il rischio di inflazione. Quindi gli Stati Uniti non, non corrono il pericolo di una crisi del debito. Ma in Europa c'è stata una crisi che io come capo economista della Banca Mondiale ho visto tantissime volte in Argentina, in, in Indonesia, tutti i paesi che si indebitavano in una valuta che non controllavano e quando questo avviene c'è sempre il, il rischio di una crisi del debito e qui è stata creata questa crisi per l'Italia, per la Grecia, senza rendersene conto. Adesso che però lo sappiamo... C'è una soluzione semplice, dovete indebitarvi nella, nella, in euro, quindi servono gli euro bond. La soluzione sarebbe semplice, ma purtroppo sembrano esserci ostacoli politici a questa soluzione così, così ovvia. Un altro esempio di, qualche, di una conseguenza che non era stata prevista appieno è che nel meccanismo, è, e in realtà era diciamo una intenzione una buona intenzione però si è creato in Europa un sistema che è fondamentalmente instabile l'idea era di produrre convergenza e la diagnosi sulla convergenza basata sul debito e sul disavanzo era errata il sistema che è stato creato in realtà è un sistema che produce divergenza. Ci sono tanti aspetti, adesso cercherò di concentrarmi su uno di questi aspetti. Il mercato unico era un'idea molto naturale, la libera circolazione del capitale in tutta l'Europa. Un'idea che sembrava volta a aumentare l'efficienza economica ma non ci si rese conto che i mercati non sono perfetti nel, nel, negli anni 80 c'erano alcuni economisti che credevano che i mercati fossero perfetti invece abbiamo delle imperfezioni sul versante della concorrenza imperfezioni sul versante del rischio e anche sul versante dell'informazione i mercati non sono quelli Diciamo descritti dai modelli economici semplicistici. Torniamo adesso al 2008-2009, la grande recessione iniziata nel 2008, provocata in larghissima misura dagli errori delle banche americane. Banche americane che hanno dimostrato di non sapere gestire i rischi, che hanno dato una prova di incompetenza. Dove dovevano andare i, i soldi dopo la crisi? Cioè, andare via, andare via dagli Stati Uniti. Dove era nata? In realtà i, i soldi sono andati negli Stati Uniti. So perché? Perché avevamo delle splendide banche che avevano dimostrato di essere le migliori del mondo? No. Sono tornati i soldi negli Stati Uniti perché... C'era il governo americano che sosteneva le banche con un assegno in bianco di 700 miliardi di dollari, ma diceva se vi servono altri 2000 miliardi di dollari li daremo alle banche. E il governo americano, il tesoro, la Fed, che poi in realtà avrebbero fornito le risorse, tutte le risorse necessarie per aiutare le banche e tutti quindi giustamente hanno pensato, ci cioè hanno creduto e hanno pensato che investire i propri fondi nelle banche americane sarebbe stato un investimento sicuro e quindi i soldi sono usciti, hanno lasciato l'Europa e hanno lasciato l'Asia. Sostenere le banche eh, in, in qualsiasi paese è compito del governo, lo fa il governo. Se vediamo gli, gli spread CDS del governo e gli spread CDS delle banche, vediamo che in ogni paese c'è un'elevata correlazione, correlazione. Quindi se un paese come la Spagna ha un problema, i soldi escono dalle banche di quel paese ma poi quelle banche a quel punto non sono in grado di prestare e il paese si indebolisce e i, i soldi dove vanno? verso i paesi più forti e i paesi forti diventano più forti quindi è un sistema che ha incorporato un meccanismo di divergenza i paesi forti si rafforzano i paesi deboli si indeboliscono e ci sono tanti aspetti nella struttura dell'euro che hanno quindi strutturato che hanno creato diciamo questo questo modello di divergenza. E queste instabilità sono ulteriormente inasprite dal rigore, dalle politiche di austerità. Quindi è proprio la struttura dell'eurozona ad essere problematica, non la struttura dei singoli paesi. E i problemi della struttura dell'eurozona sono stati ulteriormente aggravati dalla politica. Il rigore e l'austerità è un problema. I paesi che hanno avuto più rigore sono andati peggio dal punto di vista economico. I tagli, i tagli pubblici. Hanno amplificato poi gli effetti dei tagli privati. Se vediamo il credito erogato alle piccole e medie imprese, questo credito è molto più basso dei livelli pre-crisi. Questo è vero anche negli USA, motivo, un motivo della debolezza della ripresa. Ancora i crediti alle, alle PMI sono del 20% più bassi rispetto ai livelli pre-crisi. Una delle mie critiche alla Fed è che la Fed non ha fatto abbastanza per garantire l'afflusso di credito alle piccole, aziende, piccole e medie imprese. Ma in Europa è molto peggio, molto peggio. Quindi abbiamo questo, queste politiche di rigore e di austerità che amplificano gli effetti dei tagli del settore privato. Come ho detto è proprio la struttura stessa dell'eurozona e non la struttura dei singoli paesi il problema. Si è parlato tanto delle riforme strutturali dei singoli paesi. Certo, ogni paese ha costantemente bisogno di aggiornare il proprio quadro normativo, il mondo cambia, c'è un'evoluzione continua e questa evoluzione deve essere in qualche maniera Seguita. ma ovviamente alcuni cambiamenti possono essere cambiamenti sbagliati ad esempio il Presidente Bush ha fatto una riforma del settore bancario e ha peggiorato la situazione, ha contribuito diciamo, a rendere le banche meno capaci di gestire eh, il rischio cioè l'etichetta era, era riforma, ma era una riforma che ha peggiorato l'andamento dell'economia. La gente quando sente riforma pensa sempre, pensa automaticamente che sia una cosa positiva. In realtà l'etichetta riforma può nascondere cose anche negative. Queste riforme strutturali in realtà sono quasi tutte diciamo, diciamo, viste dal lato dell'offerta, misure sul lato dell'offerta, aumentare l'offerta, aumentare la produttività. Ma è questo il problema dell'Europa e dell'economia globale? No problema e in Europa e nel mondo è la domanda e non l'offerta e le riforme strutturali di tipo sbagliato aggraveranno il problema della domanda aggregata perché se si abbassano le retribuzioni, gli stipendi, i salari, se si indeboliscono gli ammortizzatori sociali scenderà ulteriormente la domanda aggregata e questo inasprirà anche i problemi della disoccupazione e dell'andamento macroeconomico. Quindi non pensiamo soltanto alle riforme strutturali eh, positive o negative, ma anche del momento, dei tempi di queste riforme. Ci sono momenti in cui alcune riforme possono rendere l'economia ancora più debole. Ora non voglio scendere nei dettagli delle riforme del mercato de, del lavoro nei, nei diversi paesi, ma dobbiamo renderci conto che i paesi che hanno mercati, lavori, mercati del lavoro flessibili non hanno evitato delle gravi crisi. Gli Stati Uniti erano apparentemente le, il mercato del lavoro più flessibile, abbiamo avuto una disoccupazione del 10% e anche oggi dicono, si dice l'America ha una disoccupazione solo del 6,1% in realtà la situazione è così negativa in America che ci sono molte persone che hanno smesso di cercare, cercare lavoro perché in realtà il tasso di disoccupazione reale degli Stati Uniti è più o meno il 10% quindi la mia tesi è che bisogna riflettere con grande attenzione, attenzione sulle cause reali della crisi economica attuale e cercare quindi di non peggiorarla ulteriormente. Cosa dovrebbe fare l'Europa? Quanti minuti ho ancora? Un quarto d'ora, 15 minuti. Riforme strutturali dell'Eurozona. È molto difficile che un Paese da solo riesca a risolvere i propri problemi senza riforme. Riforme sulle quali c'è un certo consenso, ad esempio l'unione bancaria. L'unione bancaria, avevo detto che il, il, i meccanismi attuali favoriscono la divergenza piuttosto che la convergenza un'unione bancaria, un'unione bancaria autentica e genuina, alleggerirebbe qualche problema. Non soltanto la vigilanza bancaria unica, congiunta, ma in realtà è la risoluzione comune, l'assicurazione comune sui depositi, su depositi che è importante. Sono misure urgenti, come ha spiegato per la crisi dell'Asia della orientale, una volta che delle aziende muoiono non possono essere resuscitate. Quindi se si muore un'azienda, se muore una banca, sì, uno dice sì, mi dispiace, cambierò il quadro normativo, ma si arriva troppo tardi, perché l'organizzazione è perduta, le, le persone hanno perso il lavoro, è impossibile riportarle in vita. Quindi è importante che l'unione bancaria. Quindi comporti la, un meccanismo di risoluzione comune e un'assicurazione sui depositi comune. Poi è, necessaria una, è necessario un meccanismo diciamo federale di bilancio, gli euro bond o altri meccanismi. Si tratta di dettagli diciamo, istituzionali che debbono essere poi messi a punto dall'Europa stessa. Negli Stati Uniti i due terzi della spesa sono a livello federale e un terzo a livello statale. In Europa potreste fare il contrario: l'80% a livello nazionale e il 20% a livello europeo. Ma oggi, a livello europeo, c'è quasi niente. A livello Unione Europea è necessaria una Unione Europea più forte. Gli euro bond sono una soluzione ovvia facile il rapporto debito PIL in Europa è più o meno lo stesso gli Stati Uniti, l'ho già detto e adesso gli Stati Uniti possono indebitarsi a tassi di interesse negativi, anche l'Europa potrebbe farlo, teoricamente se l'Europa potesse indebitarsi a tassi di interessi negativi la, potreste attivare tantissimi investimenti per rafforzare i bilanci degli, dei paesi, rafforzare l'economia e creare occupazione. E oggi i, i soldi spesi sul, per il servizio del debito non essere, potrebbero, potrebbero essere spesi invece in politiche attive della crescita. In terzo luogo, dobbiamo Abbandonare il, il percorso dell'austerità e tornare a strategie della crescita. Strategie della crescita ci sono tanti elementi nelle strategie della crescita. Rapidamente alcuni elementi di tale strategia. Ho detto prima in, in che modo l'Europa ha sbagliato la diagnosi. Dei, delle condizioni della convergenza si pensava che bastasse avere rapporti analoghi pil, debito pil o deficit pil e quel, quella, quella diagnosi era sbagliata in realtà i paesi europei sono molto diversi sono paesi con un tasso di produttività molto più bassa il Portogallo e abbiamo bisogno di politiche per portare su questi paesi. Quindi questi paesi hanno bisogno di politiche industriali, però ci sono delle, dei vincoli agli aiuti di Stato che, che impediscono ai paesi europei di seguire quelle politiche. Poi, un altro ostacolo normativo alla crescita è la politica monetaria. Un altro vincolo negli Stati Uniti, la Fed, ha un mandato con quattro dimensioni. Inflazione, occupazione, crescita e stabilità finanziaria. Prima della crisi ha trascurato la stabilità finanziaria, ma adesso si è resa conto che è necessario occuparsi anche della stabilità finanziaria. Oggi comunque la prima priorità della Fed è l'occupazione, non l'inflazione. Invece il mandato della BCE, della Banca Centrale Europea è l'inflazione. Si concentra sull'inflazione. Questa era un'idea, idea che in realtà non era comprovata dalla teoria economica, ma che era di moda quando è stata creata la BCE. C'erano alcuni che pensavano che per avere una robusta crescita e la stabilità bastasse mantenere basso il tasso di inflazione. Neanche il Fondo Monetario Internazionale la pensa così oggi ma l'Europa sembra pensarla così, ovvero questo, diciamo, questa convenzione è incorporata nel, nel sistema europeo, quindi è una politica monetaria sbagliata e questo errore ha degli impatti gravi, perché se gli Stati Uniti abbassano i tassi di interesse pensando alla disoccupazione, mentre i tassi europei rimangono superiori, il tasso di cambio aumenta rispetto agli Stati Uniti e questo rende ancora più difficile esportare per l'Europa. Quindi quando gli Stati Uniti si è occupato ha realizzato questo alleggerimento quantitativo in realtà lo ha fatto in modo da aiutare l'economia americana. Noi ringraziamo dobbiamo essere grati all'Europa degli errori, diciamo, di sistema perché se l'Europa avesse anch'essa abbassato i tassi di interesse, la, la ripresa americana sarebbe stata più lenta, grazie quindi Europa. però questo non ha aiutato l'Europa stessa. Ci sono altre, altri eh, aspetti su cui incentrare la nostra attenzione. Noi viviamo in un mondo caratterizzato dall'innovazione, dall'economia della, della conoscenza. Ma per avere successo in questi settori sono necessari investimenti, investimenti nella tecnologia, nell'infrastruttura, nella, nella scuola. Si tende a pensare agli USA come un'economia innovativa, ma le innovazioni principali negli USA sono state sostenute, sovvenzionate dal, dal governo. Internet, anche il primo browser di Internet è stato diciamo, finanziato dal governo americano. Quindi abbiamo avuto una politica dell'innovazione, a volte sostenuta dal Dipartimento della Difesa. Ma quando ero presidente del Consiglio dei Consulenti Economici abbiamo visto che i benefici. Degli per la società, degli investimenti, il ritorno dell'investimento pubblico nelle te nuove tecnologie, i ritorni degli investimenti pubblici erano superiori ai ritorni degli investimenti privati. Si tratta quindi di esempi di politiche attive della crescita che si allontanano dal percorso di rigore che sta avvenendo strozzando, strangolando l'Europa. Dobbiamo renderci conto da ultimo che anche prima della crisi, sia in Europa che negli Stati Uniti, c'era un malessere, una, patologi una patologia. Nel 2007-2008 l'economia era tenuta su, mantenuta in vita dalla bolla delle, del settore degli alloggi, del settore immobiliare. In assenza della di questa bolla avremmo avuto un'occupazione, un un'esoccupazione più elevata. Quindi questo ha tenuto in piedi la nostra economia. Ovviamente non possiamo tornare al 2007 perché non vogliamo creare altre bolle speculative, ma senza quella bolla speculativa la nostra economia sarebbe stata più debole. Quindi i problemi, diciamo, di fondo, i problemi strutturali, quali erano? Vorrei parlare di due problemi che non sono stati affrontati né in Europa né negli Stati Uniti a causa della crisi e che a causa della crisi sono peggiorati. Il primo problema è la diseguaglianza, le diseguaglianze crescenti nelle nostre società e con la crisi le cose sono andate peggio. Negli Stati Uniti la, ri la ripresa in America è iniziata nel 2009, ma il 90% dei benefici è andato all'1% della popolazione. Se parli agli americani della ripresa, la gente si mette, si mette a ridere. Il reddito medio depurato dall'inflazione per le famiglie americane è più basso di 25 anni fa. Quindi le cose non vanno così bene in America. La famiglia media non ha soldi, non ha soldi, quindi la domanda, la domanda è debole. Questo non ci deve stupire. Secondo elemento, abbiamo bisogno di, di una trasformazione strutturale nell'economia nel passaggio dall'economia manifatturiera all'economia della conoscenza. Abbiamo bisogno di una trasformazione strutturale che rifletta le realtà dell'evoluzione globale. Il mercato da solo non gestisce bene questa, questa esigenza. È sempre necessaria un'azione incisiva dei governi per facilitare e stimolare queste eh, trasformazioni strutturali. Ma a causa della crisi non ci sono state le risorse necessarie per investire su questi obiettivi. Da ultimo, come ho già detto, il problema di fondo dell'euro non è né la struttura del singolo paese, perché i diversi paesi avevano andamenti diversi prima della crisi. Ma quando vediamo un paese dopo l'altro che entra in crisi, Portogallo, Spagna, la Grecia, l'Irlanda, paese dopo paese, non puoi non chiederti ma cos'è successo all'improvviso? La gente in tutti questi paesi ha smesso di lavorare, non è più produttiva? ma la risposta più semplice che è che si tratta di un, di un, di un fattore sistemico legato all'euro. È quindi necessaria una riforma della struttura dell'eurozona, una riforma urgente della struttura dell'eurozona. L'Europa, come ho già detto, ha perso già mezzo decennio nella propria prospettiva più ottimistica. L'Europa rischia di perdere un altro mezzo decennio se riforma la struttura dell'Eurozona. Ma se queste riforme dell'Eurozona non ci saranno, l'Europa subirà un periodo di stagnazione, declino molto più lungo e questo sarà negativo non soltanto per l'Europa ma per tutto il mondo. Grazie. Well, thank you very much. It's been, uh, a... Grazie, è stato veramente un dibattito eccellente. Mi basteranno una decina di minuti e sarò telegrafico. Sono d'accordo con il senatore Tremonti che i problemi non sono solo problemi dell'euro, ma l'euro ha reso più difficile la soluzione in Europa, l'adeguamento europeo a questi grandi... Cambiamenti, cambiamenti che sarebbe stato comunque difficile gestire anche senza l'euro, ma l'euro ha imposto ulteriori vincoli che hanno reso la situazione ancora più difficile. È stato chiesto se non dovremmo ripensare tutta la struttura dell'eurozona alla luce del, degli andamenti degli, degli ultimi cinque anni. Si tratta di una, di una domanda retorica? Certo, sì, bisogna ripensare il quadro. La cornice non funziona, il rigore e l'austerità non funzionano. Chiunque conosca i dati lo direbbe. Ci sono alcuni aspetti che ci colpiscono, cioè le aspirazioni sono diventate più basse, si sono ridotte le ambizioni. Prima... si diceva che eh, il rigore funzionava una metafora un po' diversa da quella di Mauro ti spingono ti fanno cadere da una, da una rupe e quando cadi fino in fondo e tocchi il fondo dici non cado più la mia caduta è, è finita l'Europa non cade più ma, le ma si è rotta le ossa e non è più in grado di riprendersi questo diciamo Prima, si diceva prima del terzo, del terzo diciamo, punto più basso. Non ci sono dubbi, secondo me. Poi ci sono state stata una serie di domande che sono anche ripetute, importanti. C'è un'agenda per la crescita. L'agenda per la crescita deve essere un'agenda dell'Eurozona. Su questo sono totalmente d'accordo. L'Europa. O gli europei avevano creato appunto un fondo di solidarietà per i nuovi paesi membri, ma non hanno abbastanza fondo, non hanno un fondo di solidarietà per i paesi che hanno difficoltà, Ci serve un fondo europeo per la disoccupazione, serve un fondo europeo per aiutare le, le PMI, un, il credito alle PMI è stato disastroso, basta guardare le statistiche. Sì, la BEI è un'istituzione importante, uno strumento importante che deve essere, questa banca deve essere ricapitalizzata, rafforzata per attivare maggiori investimenti, quindi io sono favorevole a questo tipo di agenda. Poi è stato chiesto, ma cosa si può fare all'interno di questa cornice, all'interno di questo sistema? In realtà il primo punto è, primum, non nocere, non fate danni cioè bisogna evitare di fare ulteriori danni il giuramento ipo ip ipocratico cioè primum non nocere eh, io temo che in realtà che alcune delle cose che si stanno, delle politiche che vengono realizzate, attuate siano in violazione del giuramento di Ippocrate c'è cioè, chi diceva le, le abbiamo le mani legate abbiamo il concetto che è il moltiplicatore del vincolo di bilancio se si aumenta la spesa si stimola eh, l'economia e quindi se si spende bene c'è un effetto diciamo moltiplicatore in francia invece questo mi colpisce riducono le imposte sulle imprese riducono la spesa seguono la strada opposta e quindi non mi stupisce che la, la francia abbia grossi problemi cioè Nell'ambito dei, dei vincoli che ci sono, in realtà sono quelle le misure che possono stimolare l'economia. Poi è stato chiesto appunto quali politiche monetarie possono funzionare, che ne pensa del, del quantitative easing, dell'alleggerimento quantitativo. Negli Stati Uniti ha funzionato bene, abbiamo tassi di interesse bassi ci ha aiutato il QE, il quantitative easing, ci ha aiutato anche perché la BCE in realtà ha mantenuto alti i propri tassi di interesse, noi li avevamo bassi, quindi abbiamo attuato una svalutazione competitiva. Poi le cose hanno funzionato negli Stati Uniti, anche perché la Fed, sto un po' eh, esagerando, la Fed ha aumentato le sprequazioni, perché se abbassi i tassi di interesse quasi a zero, questo fa aumentare le azioni, le, le quotazioni del, del, di borsa. Ovviamente, ovviamente le azioni sono detenute dai ricchi che stanno benissimo, ma le persone più prudenti, gli anziani che avevano buoni del, i bot, in realtà non hanno avuto un reddito. Quindi le persone, queste persone sono state impoverite. Quindi, in realtà la politica della Fed ha aggravato le diseguaglianze. I bassi tassi di interesse hanno anche un altro effetto, questo è un effetto macroeconomico standard, si modifica il costo del capitale relativamente al costo del lavoro e questo induce le aziende quando realizzano le, i loro investimenti, realizzano investimenti ad alta intensità di capitale. Quindi negli Stati Uniti noi sostituiamo i lavori eh, non specializzati con macchinari molto costosi ma perché perché il costo del capitale è vicino allo zero quindi la nostra politica sta incoraggiando la disoccupazione dei lavoratori non specializzati in realtà la Fed sta facendo quello che, che fa anche se è consapevole de, de, degli effetti perché dice non c'è un margine per la politica di bilancio non può fare altro e questo è un po' vero anche in, in Europa visti i vincoli del quadro dell'euro col patto di stabilità avete le mani legate. Quindi è fondamentale andare a cambiare le regole del gioco perché con questa cornice con questo quadro l'efficacia della politica monetaria, l'effetto della politica monetaria è limitata. È stata fatta una domanda sulla deflazione. La deflazione sappiamo che indebolisce ulteriormente l'economia. C'è la consapevolezza che in realtà appunto è un grosso problema, ma non è stato mai spiegato bene perché si tratta di un problema così grave. Ci colpisce il fatto che il modello sostenuto dalla Germania in realtà chiede ai paesi in difficoltà di avere una, una politica deflattiva, deflattiva. Questa è una svalutazione interna. Se si crea abbastanza disoccupazione, i prezzi e i salari scenderanno, cadranno, anche se non potete incidere sulla leva del cambio, il cambio reale diminuisce perché scendono i salari e i prezzi. Ma se la valutazione interna funzionasse, avrebbe funzionato anche il sistema aureo, il gold standard durante la Grande Depressione. Ma in realtà il sistema aureo è stato un disastro. Perché non ha funzionato? Pensiamo alla fonte della crisi, un, indebitamento, un tasso di indebitamento eccessivo, la deflazione aumenta il tasso di indebitamento reale, il leverage. La politica europea oggi è di aumentare il leverage, il tasso di indebitamento. Nessuno può sostenere questo. Se non è pazzo, ma il problema è che le famiglie tedesche hanno un debito bassissimo. Questa politica è negativa anche per la Germania, ma è veramente disastrosa per i paesi che hanno un tasso di indebitamento elevato. Quindi la svalutazione interna, la deflazione peggiorerà ulteriormente le cose. Ci sono state molte domande, ecco, altre politiche che sono in discussione nel dibattito interno ai paesi che potrebbero migliorare o peggiorare le cose. In primo luogo l'effetto degli scambi, del commercio sulle diseguaglianze. Io penso che l'accordo commerciale con gli USA sia un accordo negativo. L'Europa non dovrebbe sottoscriverlo. Non è un accordo di libero scambio. Lo voglio dire con tutta chiarezza. So che sto sfondando, sforando un po' i tempi, posso? Mi ha chiesto il rappresentante di un paese in America Latina se io avrei firmato un accordo di libero scambio con gli USA. Io ho detto sì, potete andare negli Stati Uniti e dite firmo un accordo di libero scambio su tre, con tre pagine. Noi eliminiamo le tariffe, voi eliminate le vostre tariffe, noi eliminiamo le nostre barriere non tariffarie, voi eliminate le vostre barriere non tariffarie, noi eliminiamo le nostre sovvenzioni, voi eliminate le vostre sovvenzioni. Ma gli Stati Uniti non vogliono questo, non vogliono un accordo di libero scambio, vogliono un accordo di, di commerciale gestito per favorire alcuni determinati interessi specifici, non nell'interesse dei cittadini. Il, il, il Dipartimento del Commercio non rivela neanche ai membri del Congresso quali sono le condizioni neg del negoziato. Ne quindi neanche i parlamentari, tantomeno i cittadini diciamo, normali. Ma le tariffe sono già molto basse. Eh, le quindi l'accordo di libero scambio in, in questo caso non comporterebbe l'abbassamento delle barriere. Tarifaria. In realtà la posta in gioco sono le norme, le norme sull'ambiente, le norme sulla sicurezza. All'interno di questi accordi di scambio gestito e non libero scambio, in questi accordi di scambio gestito gli Stati Uniti hanno una disposizione, accordo sugli investimenti, che dovrebbe tutelare i diritti degli investitori. In Europa mancano le leggi per tutelare gli investitori stranieri. Avete veramente bisogno di altre, altre norme? In realtà, se c'è un problema mh, sul sistema diciamo, di tutela della proprietà in Europa, questo andrebbe modificato per i vostri cittadini, non per gli investitori americani. Ma non è ripeto: il problema non è la tutela degli investitori in, in modo diretto e trasparente. In realtà vogliono garantire che possono realizzare attività attività nocive per l'ambiente e nocive per la salute e non sto scherzando Philip Morse ha fatto una causa contro l'Uruguay perché l'Uruguay vuole proteggere i propri cittadini dalle sigarette sì, tossiche quindi in realtà limitano la pubblicità, limitano le vendite minori. Ma la Philip Morris dicono che si tratta di una limitazione al, uh, al libero scambio e che hanno il diritto, hanno il diritto di vendere prodotti che uccidono la gente. Ai sensi dell'accordo di investimento che voi firmerete, voi rinuncerete al vostro diritto di proteggere i vostri cittadini. Non in realtà quando se li seduti dicono ma colmeremo, risolveremo quella lacuna, risolveremo quella scappatoia, non lo faranno, non l'hanno mai fatto. Potrei continuare, ma il tempo manca. Quindi state molto, molto attenti prima di firmare questo tipo di accordi. Come ha scritto in un, accordo, in un articolo sul New York Times, questi accordi aggravano le diseguaglianze. A, quindi fanno scendere la domanda aggregata e inaspriscono, aggravano i problemi dell'Europa. Ho parlato dell'esempio dell'America dell Latina, il presidente di quel paese era un medico, un dottore, gli ho detto lei è un medico, lei ha pronunciato il giuramento ippocratico e quindi il giuramento ipocratico dica, dice primo nonno c'era, quindi lei l'accordo non lo può firmare. Il, la seconda questione sono, è la normativa sul... Lavoro. Nel mio intervento ho detto che la flessibilità del mercato del lavoro non è una soluzione, non risolve i problemi attuali dell'economia globale. Gli USA hanno un mercato del lavoro estremamente flessibile, eppure abbiamo una disoccupazione elevata e sperequazioni. La flessibilità del mercato del lavoro Aggreverà aggraverà le diseguaglianze, peggiorerà la domanda e peggiorerà e aggraverà la, la crisi economica. Ora non voglio, non pretendo di conoscere bene eh, i, i dettagli del mercato del lavoro italiano, ma se da quello che ho capito, questo vale anche per tanti altri paesi europei, negli anni, se ho ben capito, ci sono sviluppati tanti modelli contrattuali, con contratti di a breve termine, contratti flessibili, quindi c'è già un margine di flessibilità. In realtà modificando le tutele dei lavoratori attuali si cambia, si modifica lo Stato di diritto, si modificano gli assetti proprio contrattuali. Si perché sono contratti già firmati da queste persone, quindi bisogna essere molto cauti nel modificare le condizioni contrattuali vigenti. E poi, secondo me, queste, questi cambiamenti indebolirebbero ulteriormente l'economia senza portare reali vantaggi. Un'ultima domanda sulle politiche industriali. Io penso che le politiche industriali sono uno strumento importante per affrontare i problemi dell'Europa. Da ultimo. è stato chiesto, chiesto se l'Europa può permettersi di attendere. In realtà, io ribadisco, è veramente urgente che l'Europa affronti adesso tutti questi problemi. Perché? E questo è preoccupante. Se non modifichiamo il quadro, la struttura dell'Eurozona, se l'Europa continua a, semplicemente a fare il minimo, a cavarsela proprio con eh, gli interventi minimi, l'Europa perderà un quarto, un quarto di secolo. Ed è una possibilità del tutto reale, dovete esserne ben consci. Proprio. Diciamo, durante la grande recessione mondiale, non sapevamo quanto sarebbe durata. È finita in realtà soltanto con la seconda guerra mondiale. Non dobbiamo augurarci che eh, si, si riesca a, a, a risolvere questa crisi in questo modo. Soltanto con una massiccia spesa pubblica si è riuscito a risolvere quella crisi. Ma oggi l'Europa ha le mani legate. Da ultimo. la questione della democrazia. E la domanda che è stata sollevata è veramente importante. C'è un deficit democratico, un deficit di democrazia che è stato creato dall'euro. In tutta l'Europa gli elettori votano a favore di un cambiamento di politica. Poi arriva un nuovo governo e il nuovo governo dice ho le mani legate, devo seguire le stesse politiche che vengono dettate dall'Europa e questo ovviamente va a inficiare, a compromettere, a intaccare la fiducia nella democrazia. Quindi oltre alle argomentazioni economiche che... Rendono, eh, rendono necessarie politiche di cambiamento, c'è anche questa delusione, questa disaffezione rispetto alla politica, il, ra il rafforzamento delle forze estremiste, quindi non è soltanto l'economia che è in gioco, la posta in gioco è proprio la natura delle società europee, sono riforme quindi che sono veramente urgenti. Grazie e buonasera a tutti.